Ciao a tutti, oggi preparo la torta salata con salmone, ricottine e provoletta affumicata. Spero vi piaccia, è una preparazione semplicissima. Vi lascio il tag nell'info box per la ricetta della brisée che abbiamo fatto con la scorsa torta salata e anche il tag proprio nel video, quindi cliccateci sopra così vi rimando direttamente alla ricetta. Se vi è piaciuto il mio video mettete un like e se volete iscrivetevi e poi naturalmente ce la mangiamo. Ci servono 250 g di salmone, diciamo intorno ai 300-400 g di pasta brisée fatta in casa. Cliccateci sopra e troverete la ricetta nella torta salata con il prosciutto cotto. Vi lascio il tag. Due ricottine da 100 g l'una, una grattugiata di grana, due uova se le avete piccole, altrimenti un uovo se sono di quelle giganti, e della provoletta affumicata tagliata a fette. Inizio lavorando leggermente la brisée che ho fatto riposare. Una volta stesa una sfoglia molto sottile, quindi qualche millimetro, la stampiamo nel piatto crisp. E inforniamo per una cottura in bianco nel microonde con funzione crisp per 4-5 minuti. Nel frattempo preparo il condimento. Aggiungo un uovo. E amalgamo bene. Siccome la superficie del mio piatto crisp è abbastanza grande, aggiungo un altro uovo e spezzetto un po' di salmone nella farcia e un po' lo tengo da parte per guarnire. Aggiungo spezzettata anche un po' di provoletta. Ecco che la cottura si sta concludendo. Aggiusto di sale, giusto un paio di pizzichi. Una fetta di provoletta e una di salmone. Crisp. Sette minuti. Questa è la nostra torta salata cotta. Se la vogliamo più colorita, aumentiamo di un minuto la cottura con il crisp. La torta salata è perfettamente cotta. Io la lascio leggermente intiepidire in modo tale che poi potrò sformarla e metterla sul piatto di portata per affettarla. Torta salata, salmone affumicato, ricottina e provoletta affumicata. Ciao!